In vista del big match di domenica tra Benevento e Lecce, abbiamo intervistato qualche tifoso in merito allo spinoso argomento del caro biglietti all'interno di alcuni settori del Ciro Vigorito. Allora, domenica il Benevento affronta il Lecce, giornata giallorossa, quindi niente abbonamenti, tutti dovranno comprare il biglietto. Come reagisce la tifoseria all'aumento del prezzo degli stessi? Sto vedendo che comunque i biglietti li stanno acquistando, però c'è un po' di malcontento per quanto riguarda questo fatto del rincaro biglietti, soprattutto nei distinti. Come vede questo incontro tra Benevento e Lecce? Un po' di ansia, però nonostante gli infortuni penso che comunque possiamo farcela tranquillamente, anche se è una bella squadra quella del Lecce. Siamo alla tabaccheria con l'Arile, con Antonio, addetto alla vendita dei biglietti per la partita di domenica tra Benevento e Lecce. Gli chiediamo appunto dell'andamento di questa vendita. È partito in sordina, però credo che negli ultimi giorni si avrà il solito aumento. Stile Benevento, che ci ricordiamo gli ultimi giorni di fare il biglietto. Sicuramente un po' il caro biglietti in alcuni settori, almeno sentendo le persone, sta incidendo in questa, ha inciso soprattutto nei primi giorni, poi sicuramente aspetteranno gli ultimi giorni e li faranno lo stesso. È localizzato il calo nella vendita oppure diciamo è un calo generale? Ma generale non so dirti, perché questa settimana c'è la giornata giallorossa, quindi diciamo che ci sta la corsa al biglietto anche da parte degli abbonati, però sicuramente i settori che ne risentono maggiormente sono i distinti e un po' meno le tribune, perché poi le persone vanno in tribuna più o meno riescono a spostare anche il 5 euro, invece nei distinti si è avuto un calo netto delle vendite, perché ovviamente una 4-5 euro vanno a incidere soprattutto in nuclei familiari dove nei distinti sono presenti soprattutto le famiglie, quindi diciamo che 3-4 persone o ci rinunciano o vanno in curva, si sta assistendo a questa cosa purtroppo. 48 ore quindi per la partita del clou della giornata tra Benevento e Lecce, le due formazioni giallorosse si affermano con condizioni di rosa diametralmente opposte. Nel Benevento si è fermato anche Scognamiglio, per lui l'ultima decisione verrà presa nella rifinitura di domani. Lerda invece avrà un 11 al completo e quindi la difesa giallorossa dovrà stare molto attenta a Miccoli e compagni. Per Sport Channel 24, Maurizio Morante, Benevento.